Ciao ragazze, allora come promesso finalmente oggi vi faccio l'home tour, quindi vi faccio vedere tutta la mia nuova casetta che ho acquistato qui a Trieste, quindi a differenza di tutti gli home tour che vi ho fatto fino adesso sul mio canale, questa è la prima casa che io ho comprato, quindi questa è a tutti gli effetti casa mia e ancora non mi sembra vero, e quindi non lo so, sono troppo emozionata già solo nel dirlo, quindi vi lascio direttamente al video, vedrete tutta la mia casetta, tutto quanto. Non vedevo l'ora di filmare questo video, come al solito faccio una piccola premessa, cioè ancora non è finita casa mia, io immagino che non lo sarà mai, non sarà mai finita. E inizialmente volevo aspettare che fosse finita, ma quindi vi avrei fatto probabilmente l'home tour tra 6 anni, quindi mi sono detta no, ora che siamo comunque al 90% filmiamo comunque questo video, perché so e me lo state chiedendo in tantissimi, quindi ci tenevo a farlo prima possibile. Vi lascio al video, mando un bacio gigantesco e alla prossima. Ciao. Ok, alle mie spalle c'è la porta d'entrata, qui ci sono questi due pacchetti che sono arrivati un secondo fa e qui c'è, potrete riconoscere i mobili dalla casa di Amsterdam, qui c'è Gatto Denver. Gatto Denver? Gatto Denver? Allora, e qui vabbè, specchio, abbiamo la scarpiera, cestino con le chiavi, questa pianta è rigorosamente finta, la mia chanelina perché sono appena tornata quindi l'ho appoggiata lì, il mio trench Burberry, praticamente i mobili sono tutti gli stessi. Allora, qui ci sono due nicchie, lo vedete, qui ho messo una mensola lì. Allora, queste voglio dirvi sono pietre originali di quando hanno costruito questa casa e mi piacevano molto perché sono appunto in vista, quindi è un qualcosa di particolare che gli altri, che le altre case che ho visto non avevano. Qui ci sono queste due nicchie molto molto grandi che questa è praticamente l'unica cosa ancora da finire in questa casa, ma non potevo più aspettare e voi eravate curiosissimi di vedere l'home tour, quindi ho voluto girarlo. Sia questa nicchia che l'altra verranno chiuse da due porte scorrevoli in modo che appunto le pietre restino sempre in vista, ma sia appunto questa nicchia che l'altra verranno chiuse. Adesso vi faccio vedere, questa l'ho trasformata in una scarpiera che momentaneamente ho coperto con questa tenda perché non ci sia troppa polvere, però è solo una cosa momentanea appunto perché verranno chiuse entrambe e qui ci sono ancora varie cose, lasciamo perdere, questo appunto è l'unico pezzo ancora da finire e, no, non ci stanno qui tutte le mie scarpe, quindi dovrò vedere se aggiungere un altro mobiletto, un'altra scarpiera, potrei metterne altre qui, ma qui volevo mettere dei ganci appenditutto per appendere giacche, borse, insomma quando si entra in casa. Però mi sa che aggiungerò qualche mensola anche per le scarpe, quindi queste due nicchie sono da chiudere, ve l'ho ripetuto 76 volte. Ok, di là si continua per il corridoio, ma noi ci fermeremo prima perché è Gatto Denver ovviamente che sta andando in stanza perché non può solitamente, ma adesso è la porta aperta quindi approfitta. Qui appunto eravamo prima, lì c'è la porta d'entrata e qui entriamo. Anche qui c'è una trave in vista che mi piaceva moltissimo e qui entriamo nella zona letto. Questa è la stanza da letto. Il letto è nuovissimo. Gatto Denver ti vedo, Gatto Denver ti vedo. Il letto è nuovissimo, questo quadro è splendido, sono innamorata di questo quadro. Le tende le ho fatte mettere tutte io, sono in lino in tutta la casa, anche lì ci sono i mattoni in vista. E poi adesso vi faccio vedere anche il resto. Comunque questa è la zona letto. Qui c'è lo specchio, lo conoscete, anche questo comò. Quello è un quadro che mi ha regalato una mia iscritta, quindi ci tengo tantissimo ed è un mio ritratto. Qui ci sono, vabbè, profumi e qua dentro ci sono tutti i miei gioielli e poi biancheria. Questa è la stanza da un'altra prospettiva e quella è la porta da cui siamo entrati e qui, come potete vedere, nella stanza ci sono altre due porte, uno è il bagno, l'altra è la cabina armadio. Entriamo prima in bagno, questo è il bagno piccolo, è solo per la stanza, quindi appunto è piccolino ma carino. Cosa c'è qui?
c'è la doccia che è bella spaziosa, quindi sono contenta. E poi, vabbè, naturalmente, specchio con tutti i vari prodotti, mobiletto, anche questo è strapieno di prodotti, e tutto, lì vedete me senza trucco, e lì è tutto, il bagno è fatto con queste piastrelle, insomma, in pietra, sono bellissime. E, insomma, io mi sono innamorata, perlomeno. Quindi questo è il bagno piccolino piccolino della stanza. E poi stessa cosa, anche qui è piccolina rispetto alla cabina armadio che avevo nella casa d'Amsterdam. Appunto, le scarpe le ho sistemate in un altro posto. E tra l'altro tutti, qui vi devo dare un consiglio casalingo, ragazze, non sarà molto interessante ma è molto utile, ve lo giuro. Questo letto è contenitore, quindi sotto tutto il materasso, se il materasso si alza, insomma, li conoscete i letti contenitore, e ci sta tutta la mia roba invernale, asciugamani, lenzuola, è veramente, cioè, è fantastico il letto in contenitore. Quindi, siccome la mia cabina armadio più piccolina, ho sistemato le scarpe in un'altra scarpiera a sé, e poi tutte le cose invernali le ho messe sotto al letto. Quindi nella mia cabina armadio adesso ci sono solo le cose estive. Questo letto contenitore è pazzesco, io ve lo consiglio. Se ce l'avete, scrivetemi e condividiamo questo amore per i letti contenitori, ma qui ci sta un armadio intero. E poi passiamo appunto alla cabina armadio vera e propria. Eccola qua, anche quello è un quadro che mi ha regalato una mia iscritta, quindi ci tengo particolarmente. I soffitti sono tutti molto molto alti in casa mia e quindi posso approfittare e metterci tanta roba in alto. Allora, questa è la parte vestiti, quindi lassù ho alcune borsette, insomma quelle che tipo di H&M o robe del genere, e poi qua sotto appunto ci sono tutti i vestiti, giacche, camicie, vestitini, altri vestiti sono là sotto, e poi un sacco di maglie, felpe, magliette, qui ci sono gonne, cinture, leggings, e poi qui jeans, qui ci sono alcuni gioielli che ho dovuto mettere qui per questioni di spazio, devo ancora organizzarmi bene, ma magari se avete qualche consiglio scrivetemi nei commenti, perché no. Da quest'altra parte invece io potevo non dedicare una parete intera alle mie borsette, assolutamente no, sapete che ho la fissa per le borse, e lì in alto c'è la mia Celine, dove è il mio dito? Qua c'è la mia Celine, poi qui c'è la Chanelina, quella in tessuto, Chanelina vintage dorata, Valentino, Yves Saint Laurent, qua sotto c'è un'altra Chanel, questa è la boy bag che ho preso a Los Angeles, qui ci andrebbe la mia Jumbo nera che però momentaneamente sta all'entrata, qui c'è la Jumbo bianca, poi Saint Laurent, Fendi, la mitica Prada che uso praticamente ogni giorno. Poi qua sotto ci sono due wallet on chain, Chanel, uno viola, l'altro rosa, lì c'è la Louis Vuitton, il bauletto, credo sia il 35, non mi ricordo se è il 30 o il 35, là sotto c'è la borsa mare Collistar, quella arancio e fucsia, bellissima, e poi qui accanto c'è la mia Lady Dior blu laccata che amo, l'ho presa a Venezia, e poi qui c'è la Valentino rosa cipria che ho preso invece a Milano. Sono fissatissima, ma so esattamente dove e quando ho preso tutte le borse che ho. Bene, quindi questo è quanto per la mia cabina armadio. Là sopra ci sono valigie, c'è anche quella di Tomas e altre varie robe. Quindi questa era la cabina armadio, e di là c'è appunto il bagno, e alle mie spalle, alle mie spalle c'è il mitico letto contenitore. Bene, ora usciamo e rientriamo nel corridoio. Eccoci qua, siamo tornati in corridoio, alle mie spalle c'è la porta d'entrata e adesso continuiamo, sto indietreggiando un po' per farvi vedere meglio, e qui c'è la camera, alle mie spalle la porta d'entrata, Gatto Denver! Gatto Denver sempre pronto, e proseguiamo appunto, qui c'è un quadretto che mi ha preparato il mio papà, molto fiero ed orgoglioso, con tutti i ritagli di giornale eccetera, e c'è il secondo che è in lavorazione, qui piccolo mobiletto con la Torre Eiffel, fatine, si vede da subito che ho la fissa con Parigi e con le fatine perché sono ovunque in questa casa, preparatevi, e altra pianta rigorosamente finta, e perché con i gatti è un po' impossibile. Qui ci sono due librerie che in realtà nella casa vecchia usavo
pensavo per le scarpe, ma adesso ho queste splendide mensole IKEA per le scarpe e ne aggiungerò altre, quindi adesso queste librerie le uso come mensole portatutto. E qui ci sono vari quadretti, Yankee Candle, documenti, soprammobili e robine varie. Poi proseguiamo da quest'altro lato per il corridoio. Notare anche qui questi archi in pietra che amo. Cosa c'è, gatto Denver? Sì, tu sei il più bravo gatto di tutto il mondo, sei più bravo, più bello. E tu ci accompagni? Fai giro con noi? Sì? Grazie, gatto Denver. Allora, andiamo di là. Vieni, gatto Denver. Andiamo, gatto Denver. Andiamo, gatto Denver. Vieni, vieni. Proviamo a lanciargli la pallina, magari oggi ci gioca. Mi piace perché si fanno delle corse assurde lungo questi corridoi loro, bene. Quindi questo corridoio L, proseguiamo. E gatto Denver. Gatto Denver piace la pallina dei cereali Kellogg's? Sì, sì. To, te la rilancio, to, to. Gatto Denver. E poi da questa parte c'è invece il bagno più grande. Qui ci sono le stesse piastrelle effetto pietra che ho nell'altro bagno, sono veramente splendide, io almeno mi sono innamorata. E poi qui varie cosine e questo bagno ha la vasca da bagno. Naturalmente, quando sono entrata in questo appartamento, quando l'ho comprato, prima di acquistarlo, quando stavo contrattando per l'acquisto, ho fatto inserire nel contratto d'acquisto la vasca da bagno, perché prima qua c'era una doccia che arrivava tipo fino a qua, ma io ho voluto la vasca da bagno e quindi me l'hanno fatta ed è splendida, sono troppo felice di avere la vasca da bagno. E poi ritorniamo dall'altra parte e proseguiamo per il corridoio. E gatto Denver ci segna la strada. Grazie, gatto Denver. Eccomi, eccomi. Sono qua, sì, sì, sono qua, gatto Denver. Sono qua, gatto Denver. Tu sei il gattino più bravo che esiste in tutto il mondo? Sì, sì. Sì, sì, il gattino più bravo che esiste in tutto il mondo. Allora, di qua alcune fotine mie di Tomas, piccola mensoletta. Porta, come si chiama questo? Un soprammobile di Hollywood che ho preso a Hollywood. E poi, una volta che siamo arrivati praticamente alla fine del corridoio, qui a destra c'è il mio studio che conoscete molto molto bene, perché già vi ho fatto lo studio tour, il tour della mia stanza dei trucchi. Qui c'è gatta Stellina che come al solito dorme stanca, vita da gatti. Gatta Stellina? Risponde Denver, niente, gatta Stellina in questo momento è indisposta, non può. Gatto Denver sempre pronto, sempre pronto. Ti trema la coda, gatto Denver. Che bravo. Bene, e quindi questo è il mio studio che da quando ho girato il video non ha subito modifiche, quindi sempre i miei due mobili Alex strapieni di trucchi. Audrey Hepburn, il mio divano, letto con tutte le Hello Kitty che mi regalate voi agli incontri, siete fantastiche. Mobiletto con gli smalti, forse quella non c'era o c'era già quando ho girato il video, studio tour, bene. C'era, ho appiccicato anche questa Torre Eiffel. E poi qui c'è la zona, questa invece è vera, me l'hanno regalata all'inaugurazione a casa, quella è vera. E qui c'è la zona computer, lì mi sono arrivati altri pacchetti che ancora devo praticamente aprire. E qui c'è la zona invece trucco con la mia specchiera, altri mobiletti trucco, altro quadro con le fatine. Lì c'è il premio di YouTube per le 100.000 iscrizioni ancora di tempo fa. E qui un altro quadretto di Parigi. Quindi usciamo dal mio studio e proseguiamo per questo corridoio che in realtà è arrivato alla fine. Appunto, se mi giro c'è tutta l'altra parte di corridoio ed entriamo nel salotto che ha anche l'angolo cottura. Qui, eccoci qua, questo è il salone. La cucina è nuovissima, l'ho scelta e acquistata io, quindi anche questo mi rende molto felice. La TV già la conoscete perché è la stessa che avevo anche ad Amsterdam. E qui altri quadretti, questi li ho comprati proprio a Parigi. Cucina, dovevo assolutamente avere anche il come si chiama, l'isolotto con il tavolino per la colazione, così mi piaceva moltissimo. Poi qui è molto molto grande, quindi ci stava. Allora, poi proseguiamo, vabbè, lì grattino per i gatti, non poteva non esserci il grattino per i gatti. Due finestre belle grandi, anche queste sono
in lino le tende, naturalmente mi piacevano un sacco, e quella è appunto la zona gatti, ancora qualche scatolone. Poi il tavolo, lo conoscete, è sempre lo stesso quadro che è stato un regalo di mio papà ed è un bellissimo bellissimo quadro. Poi altri dettagli in pietra, qui c'è questo arco stupendo, da lì siamo entrati. Poi qui subito c'è la mia libreria, naturalmente ho un sacco di fatine, le conoscete, anche se nell'ultima casa non le avevo nemmeno tirate fuori dagli scatoloni praticamente, ma queste sono le mie fatine, tante delle quali, sì, si può dire, mi avete regalato voi, quindi vi ringrazio ancora. E se non vedete la vostra fatina tra queste, perché purtroppo nel trasloco mi si è rotta, perché un paio purtroppo le ho perse, qui vabbè, libri vari, e poi qui il mitico quadro di Parigi, questo invece è l'angolo Van Gogh, sono tutte naturalmente riproduzioni di quadri di Van Gogh, che è il mio pittore preferito, e quello Starry Night è in assoluto il mio quadro preferito. Poi qui altro angolino, fatina e Torre Eiffel, naturalmente questi due sono una ripetizione in tutta la mia casa, ma sono fissata sia con le fatine che con Parigi. E questo è praticamente quanto. Il divano è sempre lo stesso che avevo ad Amsterdam, questo stupendo tappeto persiano originale, lo amo e sta benissimo qui. E questo è quanto praticamente. La cucina è arrivata tipo 2 settimane fa e la adoro. E questo è quanto sostanzialmente. Qui dal salone ritorniamo nel corridoio, qui a sinistra c'è il mio studio, proseguiamo, e qui di nuovo a sinistra c'è il bagno più grande con la vasca, e poi proseguiamo ancora le mie due librerie. Tra l'altro questa era la mia nonna, che adesso non c'è più, ma voglio farvela vedere, che questa foto è un mio portafortuna di sempre. Io avevo tipo 12 anni qua ed eravamo in Croazia a mangiare pesce, da notare lo sguardo che ha lei quando mi guarda, la adoravo. E sì, e questo è quanto. Lì c'è la stanza da letto con cabina armadio e bagno privato, e lì c'è la porta d'entrata. Quindi questo è tutto, spero vi sia piaciuto questo tour, l'avete aspettato tanto, spero insomma abbia soddisfatto la vostra curiosità. Vi mando un bacio e vi saluto così, ciao ciao.